radicato dalle sue fondamenta e quindi anche costretti ad imparare qualcosa di nuovo. Certo, assolutamente. Vediamo anche altri giocatori, anche nostrani, hanno avuto cali di questo genere. Il signor Reckless ha sicuramente avuto più volte questo tipo di reazione, però è riuscito sempre a risollevarsi, e questo è uno di quegli strumenti in grado di risollevare, di far svegliare un giocatore, la cosiddetta wake up call. È stata proprio una wake up call da parte dell'organizzazione di Cloud9. Hanno detto: ragazzi, se volete rimanere all'interno di quello che è la roster principale di Cloud9, dovete impegnarvi, perché al momento i vostri risultati sono semplicemente inferiori a loro. E c'è anche da contestualizzare in una maniera piuttosto psicologica se nei confronti di Reckless, e cioè che Reckless in Europa è molto 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 amato dai fan, sì. E quindi anche un calo di motivazione viene soppiantato da questa caratteristica, esatto. Mentre in Nord America i Cloud9, soprattutto Jensen e Sneaky, trovano, per quanto Sneaky trovi la simpatia di alcuni dei suoi fan, anche molte critiche visto il suo livello di gioco in competitivo. Molti lo considerano bravo, sono però uno streamer. A me piace molto Sneaky, sì. In realtà, e Jensen per quello che è stato qualche anno fa il problema a livello di sospensione. Raga, parole di Cloud9: le performance di questi tre giocatori erano semplicemente superiori, sì, in pratica delle altre. Non solo, hanno sostituito questi tre giocatori insieme proprio perché erano il cuore dei Cloud9 Academy. Questi tre giocatori insieme funzionano fin troppo bene. Avete visto una barba degna davvero di Kenren? Signor Zeizal diventerà immediatamente un'icona nel cuore di tutti. Troppo bello. Un vichingo. Vediamo questa draft tra Dlim e Ribred, ormai soprannominato in David Lim. Clutch Gaming che vanno immediatamente a rimuovere due supporti da quelle che può essere la corsia centrale, da Golden Glue, quindi Tarik e Brom, insieme, sì, a un terzo personaggio a corsia centrale, Irelia. Dall'altra parte ban sulla Talia Giungla, su Lucian nel ruolo di tiratore possibile per Apollo, e su Yasuo. Primo pick dei Clutch. Ma da quanto Femiver non gioca Lulu? Ah, perché? Dai Fnatic! E Femiver la sa giocare molto bene! Uno Shen per andare a proteggere, a levare questa opzione ai Clutch Gaming. Nel caso andassero a mettere Lulu nella corsia centrale, uno Shen in supporto, sarebbe molto facile aggiungere una Kai'Sa all'interno della composizione di Clutch Gaming. Invece viene immediatamente preso lo Shen da parte di Cloud9. E cosa ci aggiungono? Quella Aurelion Sol, Swain, quella Aurelion Sol mi aveva davvero stuzzicato, ti dirò la verità. Puto, è libera! Zoe. Può arrivare Zoe, assolutamente! Zoe non è stata bannata, hanno bannato Brom addirittura Clutch Gaming. Questo è un ban davvero peculiare. Gli altri ban sembrano anche ok. Per evitare il gold funneling, immediatamente vanno a prendere un Nocturne che funziona molto molto bene con Shen. E oltre che con Shen, dove trova un'ottima sinergia, funziona bene contro Lulu all'interno della draft. Che, sì, cosa intendo? Che generalmente se va a selezionare una Lulu vuoi andare ad impostare un tipo di draft incentrata su un carry nello specifico. E come abbiamo detto proprio nella partita precedente, Nocturne è uno dei campioni migliori per andare a eliminare questo carry. Ma se Femiver mi va a prendere un champion come Orianna, cos'è quella del Blanc? È un'altra patch questa, stanno giocando un'altra patch Clutch Gaming. No, ok, no, ok, tutto normale, sarei tranquillo, cioè tutto normale, tutto folle, quindi tutto normale. Sì. E siamo comunque nella patch 8.11. Horn. Arriva infine un Horn, possibile pick nella corsia superiore o un bot laner nelle mani di Apollo. Dall'altra parte risposta dei Cloud9 su di un Brand. Brand che abbiamo visto addirittura bannato in una partita oggi, viene selezionato per i Cloud9, quindi questo Shen potrebbe andare nella corsia superiore. Si infiamma la draft. Sì. È davvero peculiare ora l'utilizzo di Brand nella posizione di supporto. Ovviamente c'è la possibilità di flexarlo in altre parti, ma davvero importante questo pick. Ricordiamo che sono già stati bannati due supporti, ovvero Brom e Tarik. Se Tarik è un ban abbastanza comune, per Brom significa che hanno davvero paura della gold funneling da parte di Cloud9, anche con Brom o eventualmente la possibilità di prendere un Ezreal. Potevano bannare Ezreal, ma hanno scelto di bannare Brom per prendere due piccioni con una fava. Il ban di Syndra è altrettanto interessante. Nel, sì, momento in cui hai una capacità di riuscire a controllare il resto del team, uccidere una persona tramite per esempio una Syndra diventa davvero davvero facile. Dall'altra parte invece il ban di Leona allo stesso tempo interessante, perché va a neutralizzare la possibilità che in bot lane abbiano sicuramente un vantaggio importante. Vediamo, perché Brand Leona, ragazzi, è fenomenale come duo lane, è davvero Guarda, fenomenale. Il ban di Syndra
è davvero interessante perché va a fare eliminazioni a single target. Sì. Questo è particolare, voglio cercare di capire come Cloud9 imposteranno questa draft per quanto riguarda i portatori di danno, perché per ora effettivamente c'è solo Brand. Il resto, il compito di Nocturne è quello semplicemente di gettarsi in mezzo come trampolino per una possibile ulti di Shen. Sì. Ok, bannato anche Alistar, ancora una volta una combinazione rimossa a quelli che possono essere gli ingenti danni da parte di Brand. Giocheranno probabilmente l'uno nella corsia inferiore. A questo punto i Clutch Gaming potrebbero tranquillamente utilizzarla mid, ma come dicevamo il ban di Syndra va ancora una volta a colpire Febiven. Ma no, questo dove lo metti? Bot lane? Da dove è scappato fuori? Secondo me bot lane al posto, al posto di Leona Alistar, che sono bannati, vanno a prendere un Nautilus. Va più che bene, perché comunque Nautilus è un'ottima forma di controllo di hard engage, soprattutto se lo associamo ad un Brand. Diciamo che la combo può risultare esplosiva. Dall'altra parte, Rizal, e parlando di esplosioni, niente, parla di esplosioni. Ziggs, dai, fallo, lo Ziggs sappiamo che lo vuoi. Vladimir. Vanno a prendere un Vladimir perché è decisamente più difficile da bloccare e da uccidere per quanto riguarda la coppiata Brand Nautilus. Zeizal già ci sta dando delle emozioni in questo caso. Vanno a chiudere con una Morgana e i Cloud9 possono ancora cambiare tutto perché è loro il quinto e ultimo pick. Zeizal, sei bellissimo. Assolutamente, vediamo. Non so come dire. Arriverà questa Zoe alla fine. Quella è una Zyra. Cambia tutto. E mettono uno mid lane allora. Brand o Zyra, ora c'è da capire. Mettono no. Zoe mid. Ok. Ci sta, Zoe ci sta. L'unica cosa che mi fa optare un po' più verso i Clutch Gaming è quell'ultimo pick di Morgana. Trovo sia ottimo per evitare i controlli di Nautilus. Sì. Trovo sia ottimo per evitare la provocazione di Shen, la bolla della nanna di Zoe. Vero. In generale offre una grande protezione a un Vladimir che ricerca un ingaggio sugli avversari. Verissimo, e voglio vedere come verrà utilizzato non solo in corsia ma anche durante quelle che sono le fasi avanzate della partita, perché Morgana ha sempre quel problema che di transizione dall'early game al mid game. Se riesce a superare questo passaggio peculiare, questo passaggio cruciale, poi diventa davvero importantissimo il suo supporto per tutto il resto della partita. Ma ormai la draft è finita. Diciamo che in generale abbiamo visto Brand un po' più contestato verso l'Asia piuttosto che verso l'Europa. Sicuramente in Asia è stato... risulta come pick leggermente più importante, ma Nautilus non lo vedevamo da un bel po'. Ma ragazzi, Zeizal e Keith nella loro prima partita di LCS nordamericano sono arrivati nella grande lega e cosa fanno? Ti swaggano con Brand Nautilus. Ma ragazzi, Brand Nautilus, ma che linea è? E allora ragazzi, perché ti fate voi da casa? Hashtag CGWin per la vittoria di Clutch Gaming. Pick Bard, bellissimo per la vittoria di Clutch Gaming. Se non fosse che Bard fa schifo a sto punto, no? Oh no. Dall'altra parte, hashtag C9Win per i Cloud9. Quindi Clutch Gaming o Cloud9? Clutch Gaming o Cloud9? Sì, però o blu? Se votate per i Cloud9 solo per la barba di Zeizal non vale, eh? Non vale. Dovete, non lo so, considerare tutto. No, votano per i Cloud9 perché hanno swaggato con i pick, sicuro. Anche quello ci sta. Andiamo a vedere come iniziano finalmente all'interno della landa degli evocatori. Abbiamo uno start interessante da parte di Apollo che va invece di partire di moneta, come abbiamo visto la maggior parte di Vladimir fare, parte di sigillo oscuro per massimizzare il sustain ed evitare di essere incenerito dalla combinazione, come dicevamo, Brand Nautilus. Perché? Perché indipendentemente dal fatto che dicevamo Morgana è un ottimo pick contro questa duo lane, che Vladimir ha il suo lago di sangue per evitare il focus avversario, a livelli bassi può tranquillamente essere ucciso. Licorice e Solo intanto ballano rispettandosi l'un con l'altro, che ci fa, cosa che ci fa davvero piacere. Che bella è quella skin da parte di Licorice. E la nuova Pulsefire Shen, stupenda. Occhio perché rischiano leggermente Zeizal. Kate, no! Kate bloccato dopo il flag, no! Di Zeizal, non ci credo. No! La prima morte! No! La prima morte, no! Di Kate! Primo sangue, Benacuo, e l'ira può insistere. Disastro. Anche su Zeizal. Che presentazione orribile! Dicevo, a livello basso, Apollo e Akuo possono morire, però sono in tre nell'amicizia, ancora una volta. La forza dell'amicizia si dimostra superiore a tutto, e in questo caso portano a... l'omicidio di Zeizal e di Kit. Praticamente Zeizal uccide Kate flashando il legame oscuro e quindi questo va ad impattare il proprio compagno di squadra. Oh beh, chi ben no. Comincia. No, non così, not like this. Vediamo l'azione. Zeizal, guardate con che tempismo
Ah, perché non c'era visione all'interno del cespuglio, quindi non lo vede arrivare Kate. Zeizal sì, stava guardando, ma Kate invece clicca indietro, lontano dagli avversari, non vede arrivare lo skill shot. Tra l'altro non è nemmeno la prima presentazione di Kate in competitivo nelle LCS nordamericane, già visto con Yeko Fox giusto per metà anno praticamente, però poi è andato subito all'Academy di Cloud9. Anche con i Team Liquid siamo andati errato. No, lì era subito su di Svenskeren, rischia tanto poca vita, uccide. Il flash dall'altra parte del muro, arriva anche il flash di Lira e lo uccide, 3-0 in 2 minuti! Ok, 1-0-2 per quanto riguarda Lira, felicissimo come un uovo di Pasqua. Va bene, ok, un attimo di start un po' arrugginiti, ragazzi, Cloud9, c'è stato qualche imprevisto, diciamo, sul percorso, speriamo continuino meglio perché ovviamente non va a loro favore. Ora, cosa volevo dire, mi sono completamente dimenticato, ah sì, ok, ragazzi, se è vero che bisogna rispettare una duo lane come Brand Nautilus, dall'altra parte bisogna rispettare un personaggio come Morgana nelle mani di Akuho. Akuho è rinomato per la sua Morgana. Akuho è la miglior Morgana del Nord America. Quando c'è una Morgana che prende tutti gli skill shot, per identificarla in maniera molto semplice tra compagni, soprattutto ad alto elo, si dice: ma chi sei, Akuho? Proprio perché sì, è il suo campione, è il suo signature champion. Perché Akuho è il mostro degli skill shot. Esatto, e se vi ricordate bene, ha giocato benissimo anche Thresh, proprio perché è simile a Morgana, ma in realtà il suo main non è Thresh, nonostante tutti ci ricordiamo del suo Thresh, è Morgana. È il Thresh di Akuho, credo. Esatto. E rivediamo l'azione. Svenskeren è al granchio, non ha più mana a disposizione, lo utilizza l'ultimo proprio per cercare di velocizzarsi, ma Lira ha rosso, è Ranged, è Graves. E questo è il motivo per cui Graves, occhio, è davvero davvero forte, è davvero davvero forte. Semplicemente si portano su un vantaggio di 1500 d'oro già dal minuto 3. Detto niente. È più che buono è più che buono per i Clutch Gaming. In questo caso solo troverà un ingaggio per un attimo, un piccolo trade con Licoris. Ricordiamo una cosa, Lira, a differenza di Svenskeren, dall'altra parte si ritrova nelle mani un campione che può, soprattutto con il buff del rosso, ingaggiare fin dalle fasi iniziali di partita, sì, fin dal livello 3-4. L'abbiamo visto su Svenskeren, che invece si trova con un Nocturne. C'è anche un'altra jungler cosa. Ulticentrico. Sì, c'è anche un'altra cosa. Guardiamo le rune. Abbiamo Piede Lesto contro Lethal Tempo. Piede Lesto ovviamente ci permette di chiudere la distanza. Anzi, due proc sono stati quelli che hanno ucciso Svenskeren, proprio perché grazie alla velocità di movimento mantiene la vicinanza dell'avversario. Mettiamo una cosa, guarda Apollo cosa c'ha tra le rune. La nuova runa che permette di guadagnare velocità di movimento quando utilizziamo la suprema. Occhio, perché Febi rischia tantissimo. Morto. Addirittura l'ustione. Golden Glue trova un'uccisione su di Febi. In uno contro uno, in duello con Zoe, contro Lulu, contro uno dei mid laner più forti del mondo. Ragazzi, Febiven era uno dei pochi mid laner a poter uccidere in solo Q. Ricordiamo il signor Faker. E non solo in solo Q, anche ai mondiali. Ah, esatto! Golden Glue ha ucciso Febiven in uno contro uno senza alcun problema. Rivediamolo. Bolla della nanna, Golden Glue utilizza la sua stella, la rimbalza, gliela schianta addosso a Febiven, utilizza pure lo smite e infine un'ustione utilizzata da Febiven, raccolta ancora una volta dal ladro di incantesimi. Golden Glue, what are you doing to me? Febiven nello scorso split è stato considerato il mid laner più forte d'America, vado a ricordare. Febiven, nonostante abbia avuto le sue performance contro i Clutch Gaming. Scusa, il primo posto l'ha vinto Bjerzan. Vabbè, davvero ha una storia, un record importante. Non posso non sottolineare questo. Riuscire a ucciderlo in uno contro uno, a lui che dovrebbe essere il pilastro dei Clutch Gaming. Per fortuna che il resto della mappa sta andando bene per i Clutch Gaming. Per fortuna che Lira è 1-0-2. Per fortuna che Apollo e Akuho hanno anche loro una uccisione a testa, perché sennò questa era una grossa ammazzata alla credibilità dei Clutch Gaming e alla possibilità di portare a casa la partita. Comunque siamo in vantaggio per i Clutch Gaming. Più di 1000 gold. Siamo ancora a 6 minuti. Ragazzi, c'è tempo, tranquilli.
È partita in maniera fin troppo frizzante questo game tra le due squadre, e per ora giustamente si riassesta il tutto. Curioso il fatto che Fabian sia andato a morire proprio in uno contro uno, leva come Golden Glue. E molto più interessante il fatto che Lyra sia in netto vantaggio sotto il punto di vista dell'esperienza, come è normale che sia, nella pulizia dei campi di giungla contro un Nocturne già a livello 6, mentre Sven Skaren dall'altra parte ha appena concluso il livello 5. Raga, il farm 51-30, eppure l'esperienza siamo lì praticamente. Sven Skaren deve fare il livello 6, ovviamente dicevamo che Nocturne senza livello 6 non serve a niente, serve a poco, il suo impatto è decisamente minore, e notiamo che Fabian immediatamente va per gli stivali di Mercurio per evitare gli skill shot fondamentali di Zoe. Nel momento in cui non ti fai colpire dalla bolla della nana, non c'è alcun problema, e se ti fai colpire almeno la sonnolenza dura il meno possibile. Questa è una delle poche volte in cui vediamo un Licoris con un campione non troppo aggressivo. Occhio, perché il legame oscuro va a bloccare Kay. Tantissimi danni su di lui. Apollo può cercare il dive, ma immediato l'utilizzo del flash. Recupera comunque tantissima vita con l'emopiaga utilizzata precedentemente. Sai perché? Perché non solo siamo a livello 6, ma abbiamo già un bastone secolare. Nonostante non abbia stivali, nonostante sia sotto la torre avversaria, grazie ai lumi posizionati lungo il fiume, li andiamo a vedere grazie alla minimappa, riesce a riguadagnare davvero tantissimi HP. Nota bene, quando andiamo nella corsia centrale a giocare Vladimir, immediatamente andiamo a massimizzare quello che è il sustain, perché in uno contro uno ci è davvero difficile riuscire a sopravvivere. In due contro due Vladimir ha un lavoro molto più semplice a sua disposizione, non deve massimizzare immediatamente il sustain, perché c'è un'altra persona a fianco a lui che comunque lavora proprio per mantenerlo in vita. Va invece a massimizzare proprio il suo danno per cercare di, insieme a quelle che sono le rune della dominazione e al suo skillset e al fatto di avere un'altra persona a fianco, di riuscire a uccidere una persona da 100 a 0. Va in base, immediatamente va a prendersi gli stivali, come dicevamo, fondamentali per la mobilità e per i danni grazie alla penetrazione in percentuale. Drago Infernale, vediamo da chi verrà conquistato. Fa comodissimo sia i Cloud9 che i Clutch Gaming dall'altra parte. Però immediatamente la paranoia di Sven Skaren per andare a divare sotto torre, ma rimane la crescita selvaggia di Fabian. Poca vita per Sven Skaren, brucia con l'ussione ma non abbastanza. Preso! Un'ancorata dal lato dritta sulle costole di Fabian. Immediata anche la stasi. I danni di Golden Glue sono tanti, ma non sono abbastanza per tirarlo giù. Allora, un paio di cose. Primo, perché su Lulu? Su Lulu, sotto la torre senza minion? Sei Nocturne, non ce la farai mai neanche con l'aiuto di Zoe. Seconda cosa, bravissimo Zeyzal, che presa con la sua anchera, con la sua ancora. Ottimo Roam dalla corsia inferiore, lasciano un pochettino di farm nella zona inferiore, ma per la minaccia creata Fabian lì ci va a morire. L'unica cosa che lo salva è il cronografo, insieme agli stivali di resistenza magica già al secondo stadio. La riduzione di quelli che sono i controlli da parte di Cloud9 gli permette di attivare il cronografo, che era arrivato online da pochissimo, e di salvargli la vita nonostante non abbia il flash. Che bella azione! Bravo Apollo, immediato l'utilizzo del lago di sangue per evitare la possibile ancora di Zeyzal. Come dicevamo, buona l'azione anche dei Cloud9 che si spostano a corsa centrale. Errore più che altro decisionale nella paranoia di Sven Skaren, ma vanno a togliere degli strumenti interessanti a Fabian, che ora si ritrova con metà vita, senza la possibilità di utilizzare la stasi e senza la crescita selvaggia per un piccolo periodo di tempo. Il problema è un altro, che per andare a togliere questi strumenti, per lo più il cronografo, per rompere il cronografo di quella Lulu, vai a utilizzare una Suprema che in questo momento del game ha 120 secondi, 130 di ricarica. Non solo, andiamo a vedere un attimo nella corsia inferiore. Il problema è che già erano indietro. Kate e Zeyzal stanno soffrendo. Guardiamo lo score, abbiamo già una differenza importante di minion tra Apollo e Kate, e questo si ripropone all'interno dell'inventario. Guardate gli oggetti, ha un oggetto molto più importante, il bastone colossale, rispetto a un singolo tomo da parte di Kate. Ora, per chi si è connesso adesso, perché ci sono Kate, Zeyzal, Golden Glue e non i classici Sneaky, non c'è Jensen, ricordiamo, c'è stata la sostituzione importante, importantissima da parte di Cloud9. Questi tre giocatori, Golden Glue, Kate e Zeyzal, all'interno delle partite di allenamento performavano molto ma molto meglio dei cari tre vecchi personaggi giocatori di Cloud9. Perché? Perché erano più motivati. Mancava la motivazione. Proprio per far capire a questi giocatori che si dovevano dare una svegliata, si dovevano dare una mossa, li hanno presi e li hanno messi in panchina. Se si svegliano si riguadagneranno il posto. Se no, abbiamo tre altri ottimi giocatori affamati e vogliosi di giocare all'interno degli LCS.
Nonostante comunque abbiano già dato le prime due kill, occhio perché il legamo scuro di Aku è bellissimo in questo caso, così come lo scudo per cercare di proteggere i compagni di squadra, ma smescherano subito la paranoia nella costa inferiore, mette una paura tremenda. Apollo ed Aku letteralmente non possono sopravvivere in nessun modo, mentre Febiven rischia un po' nella corsa centrale, un altro duello, un uno contro uno con Golden Glue che addirittura utilizza il flash per raggiungere l'avversario, il salto al portale, ma l'ultimo attacco base non c'è e semplicemente Febiven si salva per il rotto della cuffia. Per pochissimo, per davvero pochissimo. Utilizzate entrambe le cariche della pozione ricaricabile il prima possibile. Questa è l'unica cosa, insieme agli stivali di Mercurio, ancora una volta, che salvano. Salvano Fabian. Ora, abbiamo visto l'azione nella corsa inferiore. Una volta che utilizzano tutto, Apollo e Aku, nonostante abbiano il flash, non possono scappare a causa del fatto che sono personaggi così basati sui cooldown. Senza avere riduzione di carica, una volta che hanno utilizzato le loro abilità, sono carne da macello. Andiamo a rivedere. Aku prende il suo legame oscuro, si fa avanti a Apollo, si mette in mezzo Zeta, al bravissimo, utilizza la sua ancora, fa utilizzare la pozza, e una volta che il lago di sangue è stato utilizzato, non può far altro che morire. Arriva Svenskren, si porta appresso anche Shen. Licorice dalla corsia superiore, guardate qua i danni di Febiven, scusate, di Golden Glue, cancella completamente ogni possibilità di risposta di Febiven. Straordinario Golden Glue con l'ex flash, davvero? Vuoi andare a contestualizzare una cosa? Occhio perché i Clutch Gaming si spostano tutti in corsa inferiore semplicemente per prendere la torre. Vuoi andare a contestualizzare una cosa? Che per quanto sia Golden Glue che Kate abbiano già giocato nel competitivo in passato, primo, sono passati 2 o 3 anni da quando è successo e il competitivo è cambiato moltissimo. Secondo, non è che abbiano fatto proprio faville nella loro carriera giovanile. Di conseguenza le possiamo quasi considerare delle nuove leve. Primo perché hanno perso esperienza all'interno del competitivo, visto che letteralmente non hanno più giocato contro squadre del loro stesso livello. Secondo perché le cose cambiano letteralmente. Esatto, è da tanto tempo che non giocavano, appunto, e quando hanno giocato lo hanno fatto per brevi periodi di tempo in sostituzione di altri giocatori. Detto questo, andiamo a vedere come performano adesso. Vanno a prendere la sfera dell'annullamento su Kate, doppio oggetto di penetrazione magica. Finalmente abbiamo anche il cronografo completato, però il lega magia da parte di Apollo. Quelli sono tanti danni, ma va caricato. Ricordiamo ancora una volta, questo oggetto garantisce fino a 100 di AP in aggiunto a quelli che sono i 100 di AP di potere magico suoi dell'oggetto nel momento in cui viene attivato ed è a full stack. In 3 invece nella zona della corsia superiore per quanto riguarda i Clutch Gaming, Akuo, Lyra ed Apollo, e viene anche attivato l'occhio del messaggero evocato in quella zona della mappa. Riusciranno a difendere Zeysal e Kay da soli. Si avvicina anche Svenskeren proprio per aiutare, così come Golden Glue in realtà, che si comincia a muovere dalla corsia centrale. La torre però riceve già tantissimi danni e cadrà senza troppi problemi a favore dei Clutch Gaming. Seconda struttura che va anche a confermare il differenziale di oro, 2000 d'oro in più. Va bene, torre davvero importante che va ad aggiungersi, quindi Golden Glue rischia. Aku alta la velocità di movimento grazie alle scarpette già evolute al secondo livello. Tuffo nel portale, addirittura costretto allo scudo oscuro. Nulla da fare, non riuscirà a trovare un minimo di danni Golden Glue su di lui. L'unico motivo per cui si salva è che erano in 4 i ragazzi dei Clutch Gaming. Va a ripulire velocemente, grazie anche a Luden, la corsia centrale, mentre Licorice cerca di ottenere questo granchio. Aku dal lato ancora una volta evita la bolla della nanna. Distrutte le torre delle corsie laterali, rimane quella della corsia centrale da buttare giù. Ovviamente un attimino più difficile, in quanto Zoe è ben equipaggiata. 155 minuti a 15 minuti, più un'uccisione, Luden completato. Ah, è davvero messa bene. 4 lumi posizionati già nella zona della giungla nord dei Cloud9 da parte dei Clutch Gaming, mentre ancora una questione di farm, di botte ne abbiamo visti più nei 3 minuti che nei 12 minuti successivi, se dobbiamo essere sinceri, soprattutto di aggressioni da parte di Lyra nei confronti di Svenskeren, anche perché Svenskeren comincia a raggiungere il suo power spike con Nocturne e lo notiamo dalle varie paranoie utilizzate in maniera anche abbastanza decisiva. Sì, e la cosa problematica è ora su chi la utilizza. Contro solo credo sia una delle poche opzioni, anche se così non può utilizzare Licorice come, come persona aggiuntiva da portarsi con sé. Nella giungla abbiamo Lyra con già il cronografo, se utilizza su di lui va completamente a sprecarla. Abbiamo una Lulu che ovviamente va a neutralizzarla se utilizzata su se stessa o su un altro alleato, e allo stesso tempo va comunque a rendersi difficile nell'utilizzo nella corsa inferiore, a meno che non trova gli avversari senza cooldown.
in 4 invece nella corsia centrale, tuffo nel portare mentre la bolla della nana non va a segno. Lira viene protetto almeno per un attimo allo scudo scuro di Aku, tanto che basta comunque da depushare i minion della corsia centrale e per impedire ai Cloud9 di andare a conquistare un'altra torre. Sfera dell'oblio e scarpette di penetrazione magica, calzari del mago. Per quanto riguarda Kate, vuole assolutamente spingere sulla distruzione della vita dei personaggi con meno resistenza della squadra avversaria. Stiamo ovviamente parlando di Febiven. Che cosa intendo? Generalmente la penetrazione magica viene scelta soprattutto data da questi due oggetti flat, proprio in modo da andare a ridurre il più possibile le possibili difese della squadra avversaria. Immediati calzari di mercurio per Febiven, almeno in aiuto. Sì, andiamo a vedere che Kate sta andando a prendere un po' di riduzione, ricarica e mana, assolutamente fondamentale per il mid game dei maghi. C'è nient'altro? Mentre l'idra titanica è piuttosto utile nella corsia superiore, sì, per Licoris, perché dall'altra parte solo decide di optare immediatamente per una maschera dell'abisso per andare a ridurre i danni magici. Drago tra 37 secondi, un drago d'oceano, farebbe sicuramente comodo ai Cloud9 visto che hanno due frontliner contro il singolo da parte dei Clutch Gaming, personaggi che comunque sono dotati di sustain, quelli dei Clutch Gaming. Diciamo che la situazione si tiene ancora a galla per i Cloud9 per due motivi. Primo, il differenziale di farm nella corsa centrale tra Golden Glue e Febiven. Infatti Golden Glue si trova praticamente con 40 milioni in più. Secondo, il drago infernale, che comunque è andato a cadere proprio nei Cloud9. Cloud9 decidono invece di concentrare le proprie forze nella corsia superiore. Portano le ondate di servitori sotto la torre. Arrivano Apollo e Akuho. Non so se decidono di arrivare. Ci provano? Svenskier nella zona, la paranoia a disposizione. Sta muovendo Febiven, troppo sono tardi mi sa. Lira dall'altra parte della mappa, anche questo Golden Glue sta arrivando. Si vanno a prendere una torre gratuita. Sarebbe un 4 contro 3, ma è ancora troppo lontano Golden Glue. Legame oscuro che va a segno e semplicemente Svenskier decide di utilizzare anche il suo scudo magico per evitare possibili danni futuri, possibili controlli futuri. Avendo il drago dall'altra parte preso, i Clutch Gaming decidono di scambiare questo per la torre. Non so, dicevamo, come sia, quanto sia utile per loro. Sarebbe stato più utile per il team nemico, però così va la vita. Lo tolgono anche al team nemico sotto questo punto di vista. E direi che il trade è andato a favore dei Cloud9. Semplicemente sicuro? Perché è il minuto 19. Siamo arrivati al minuto 19 e quella torre, la corsa superiore, è importante per cominciare a piazzare visione nei confronti del prossimo barone. Però poi abbiamo la relativa vicinanza alla chiusura del primo barra secondo oggetto per la maggior parte dei giocatori, in base ovviamente alla loro posizione. Quindi questi soldi fanno davvero tanto tanto comodo. Assolutamente, anche considerando le due strutture già conquistate dai Clutch, i Cloud9 avevano bisogno in qualche modo di riprendersi sotto questo punto di vista e lo hanno fatto. Vediamo come si sposteranno. Sicuramente la guerra della visione è stata vinta dai Clutch sotto ogni punto di vista. Vediamo praticamente quattro lumi di controllo piazzati anche nella giungla della squadra avversaria, mentre non c'è un lume, uno al drago, c'è un solo lume al drago dei Cloud9. Il problema della visione però è, nel momento in cui investi così tanto in visione, devi farla fruttare. In questo momento i Cloud9 stanno giocando davvero bene, perché nonostante il deficit di visione non perdono troppo in realtà. Guarda, adesso la loro visione serve e quindi la vanno a prendere, non vanno a sprecare risorse, ecco. Ottimizzano quello che hanno. Un po' come una casalinga che deve far quadrare i conti a fine mese, no? Sì. Quando deve stringere la cinghia, ottimizza le sue risorse andando a utilizzare gli sconti della standa. Ecco. Terrore dei Lich che sta per essere completato per Golden Glue. E se già l'output di danni di questa Zoe era elevatissimo solo con quell'eco di Luden, non voglio immaginare il povero Febiven che cosa si troverà di fronte poi. Io ho più paura però del cappello di Ravadon da parte di Apollo. Quello sarà un grosso problema. Quello sì che sarà un grosso problema. Con la Lega Magia starà per raggiungere davvero un power spike impressionante. La resistenza magica dall'altra parte è immediatamente presa da tre quarti di quella, da quattro quinti della composizione di Cloud9, tutti con gli stivali di mercurio immediatamente. Abbiamo il raddoppio della resistenza magica con Licoris e il suo stendardo. Ma guardate qui. Esatto, c'è anche da capire che Apollo nel prossimo ingaggio avrà la Stasi a disposizione, la Lega Magia praticamente a 100 stack e ben due bastoni colossali. Se adesso dovesse andare back e chiudere il copricapo di Rabadon, quell'Apollo farà malissimo. No! Prima vuole ingaggiare Svenskeren, parte la paranoia, si butta immediatamente sul supporto della squadra avversaria. L'Ariete hanno cappare il jungler dei Cloud9, mentre Zeyzal si trova per un attimo
mettere a segno controlli all'interno del team fight. Golden Glue riesce a chiudere l'uccisione iniziata dal compagno di squadra sul supporto. Poca vita per lui, deve stare attento, se ne va davvero con un pixel di vita, una minima tacchetta. Golden Glue sopravvive e consegna l'uccisione a Kate, al compagno di squadra. E proprio a causa della composizione, nonostante se la giochino in realtà bene i Clutch Gaming, i Cloud9 dimostrano tutta la loro superiorità all'interno del team fight. Una suprema di Svenskeren che non è che fa molto in realtà, se non consegnare scena all'interno della composizione nemica. E anche lì Licoris in realtà non prende nessuno di importante. Rivediamo com'è andata l'azione. Qua bellissimo binding da parte di Akuho, che blocca Nocturne proprio quando vuole partire. Questo però non importa, un trinket blu da visione arriva e dimezza la vita di Akuho. Si gira Licoris, guardate qua, non va a prendere Apollo. Apollo utilizza però immediatamente quella che è la sua lago di sangue. Non viene neanche preso Lyra, che ha lo scudo di Morgana, ma Morgana viene distrutta da parte di Golden Glue, che dal lato va a fiancheggiare appunto i Clutch Gaming. E Apollo, una volta rimasto da solo, non può fare altro che morire. La semplice montare di HP da parte di Cloud9 e il danno che è tutto, diciamo, front loaded, tutto caricato in avanti da parte dei Cloud9, semplicemente cancellano target cruciali dei Clutch Gaming, costringendoli a combattere non in 5 contro 5, ma in 3 contro 5 e quindi a perdere. Assolutamente, anche il fatto che l'ingaggio derivi dai Cloud9 e non dai Clutch Gaming è molto molto importante, semplicemente perché c'è l'effetto iniziativa, come lo si può definire su League of Legends, l'aggressività che va a pescare possibili personaggi fuori posizione. In questo caso permette a Golden Glue di flancare gli avversari e di metterli in difficoltà. Ottimo lavoro da parte della Zoe dei Cloud9. Sta davvero giocando molto bene. Adesso capiamo perché c'è stata questa sostituzione. Stanno giocando bene, stanno giocando davvero bene, nonostante, ricordiamo l'inizio, decisamente ostacolabile, ostacolato da difficile, ostacolato da loro stessi proprio. I Cloud9 stanno recuperando e hanno recuperato, sono praticamente quasi in pari di gold. L'unica differenza sono, oltre a quei 100, il drago di fuoco al posto del drago d'oceano. Drago di montagna sarà il prossimo tra meno di un minuto. Comodissimo per i Cloud9 il drago di montagna, devo dire, perché ora che i maghi fanno il 60% del potere magico anziché il 50%, soprattutto se associato ad un drago infernale, Golden Glue e Kay troveranno dalla loro una situazione favorevole anche per l'abbattimento delle strutture. Sì. Mi aspettavo un po' di più da parte di Apollo nell'ultimo team fight. Non riesce a fare assolutamente nulla, utilizza il lago di sangue troppo presto, in maniera assolutamente preventiva. Guarda lo standardo, mezza vita! Guarda lo standardo del comando, come si va a prendere la torre nella corsa inferiore, mentre solo cerca un ingaggio. In questo caso va a bloccare Kate in un primo momento, ma non può esserci il follow up. Bellissimo l'utilizzo dello scudo oscuro su di Apollo per cercare la protezione, e Apollo può fare tutti i danni che vuole all'interno del team fight. Infatti va a sciogliere due persone, anche se le uccisioni vanno nelle mani dei compagni di squadra. I Clutch Gaming possono continuare all'inseguimento. Solo prova a bloccare Kate, non ci riesce. Il flash dall'altra parte del muro, Apollo può continuare anche con il lago di sangue, evita tutto e trova un'altra kill. Esattamente speculare questo combattimento rispetto a quello precedente, dove partono benissimo invece i Cloud9 e finiscono invece in malo modo, in quanto Vladimir Apollo non viene considerato e riesce a fare disastri, rimanere in vita e continuare a fare danno cacciando via gli ultimi membri rimanenti, solo due da parte dei Cloud9. Rivediamo il combattimento come è iniziato. Allora, vanno a cercare di ingaggiare su Kate, parte immediatamente la paranoia di Nocturne, non vedono più Kate, reingaggiano quindi, e guardate la suprema, Nocturne va a uccidere Akuho e ci riesce, e riesce a tentare anche Licoris Febiven, ma questo, nonostante non sopravviva, ignora completamente il resto della composizione, dove sia Horde che Vladimir fanno i disastri, cancellati completamente, vabbè Nocturne perché è saltato dentro, ma anche Kate subito dopo, insieme al supporto Zeyzal, non riesce davvero a sopravvivere. Ha solo uno stendardo del comando, nonostante abbia anche gli stivali di Mercurio, gli HP sufficienti non sono sufficienti per assorbire i danni da parte di Clutch Gaming, che infatti bastano, avanzano per cancellarlo senza problemi dall'esistenza, dal team fight, e lasciare in vantaggio quindi il proprio team. Qual è l'enorme differenza tra questo ingaggio e quello dell'azione precedente? Il fatto che questo derivi da solo. Questo derivi dai Clutch Gaming e non dai Cloud9. Non solo, ci mettiamo anche il fatto che Vladimir ha fatto qualcosa. Questa è una differenza importantissima. Ma perché? Perché è stato messo in condizione di fare qualcosa. Sì. Nell'azione precedente, semplicemente Golden Glue con quel flank, oltre alla presenza di Zeyzal praticamente al centro della composizione nemica, hanno impedito ad Apollo di posizionarsi bene per poter effettivamente fare danni. In questo caso l'ingaggio derivando da solo
ha permesso ad Apollo di posizionarsi nella maniera giusta in modo da toccare completamente i portatori di danno della squadra dei Cloud9. Anche perché questi si sono lanciati davvero all'interno del seno della composizione di Clutch Gaming, facilitandole di molto il lavoro. E là, solo? Praticamente viene trovato Zezal fuori posizione e uccisione viene conclusa da Febiden. Vabbè, dai, nervoso. E ora giustamente arriva l'ariete che va a bloccare Golden Glue. Anche il legame oscuro non ha speranze di sopravvivenza. Doppia per Febiden. Dubrakilu, e questo dovrebbe essere Baron. Gravissimo, gravissimo, perché da un posizionamento sbagliato di Zeizal semplicemente i Clutch Gaming trovano un'occasione per ingaggiare e lo fanno su di Golden Glue. Ricordiamo che Ornn viene scelto anche perché è uno dei migliori strumenti di ingaggio in assoluto con l'utilizzo della rete. Non si fanno problemi a lasciare un'altra torre della corsia inferiore per conquistare questo obiettivo neutrale. Oh. Ma c'è Svenskeren. Oh. 3000 di vita, è alla un livello ulti, sotto. Kate, è un alla livello ulti. Sotto. Kate alla ulti. Tirala, sbaramonz, fai sbaramonz. Livello sulla... sotto, Svenskeren è un rischio. Guarda che ecco dall'altra parte si va a prendere anche l'inibitore. Si butta dentro, no, Svenskeren, ma alla fine il barone Nashor viene preso da Lyra. Prestissimo, prestissimo, troppo presto. Cos'era quella punizione? Svenskeren. Ah, panicato. Bello l'intervento di Kate, così doveva fare. Ha utilizzato semplicemente un avversario come trampolino per la sua ultimate. Il piroclasma che rimbalza a destra e a sinistra, fa danni, costringe gli avversari a assestare un attimo la situazione. Ma questa occasione viene sprecata comunque completamente da Svenskeren, che salta dentro e per paura di essere one shotato, perché effettivamente l'ultimizzazione è quella che ha. Ti dirò, anche per due motivi in realtà, letteralmente Svenskeren, trovandosi come dicevo un livello sotto, si è buttato pensando o lo faccio preciso nel momento giusto o non lo prenderò è mai. 1200 ancora e va a utilizzare la punizione prestissimo. Si aspettava magari un'altra istanza di danno da parte dei Clutch Gaming. Ma guarda quanto bassi erano in realtà i Clutch Gaming con semplici due personaggi. Solo Kate e Svenskeren hanno più che dimezzato l'intera compagine di Clutch Gaming grazie al barone, grazie al fatto che il piroclasma, ragazzi, brand contro persone una vicino all'altra fa disastri, brand. Beh, comunque l'oro è abbastanza stabile, almeno a livello di grafico. Sono 2000 d'oro sopra il minuto 28, è più che buono. Il barone. Hanno il barone Nashor, è più che altro lì il problema, ma abbiamo visto che i Cloud9 volendo possono anche recuperarla questa partita. Sì. Anche perché in realtà Liquoris ha fatto un lavoro ottimo precedentemente. Si è andato a prendere ben praticamente tre strutture della squadra avversaria. Buoni danni di Golden Glue, protetto invece Lyra dalla presenza di Akuo nella zona. È arrivata una cannonata addosso a Lyra, per fortuna che c'era appunto Akuo vicino a lui e gli ha salvato un 400 di HP grazie a uno scudo scuro. Torre, dai. Arriva la bolla della nanna in questo caso a colpire Akuo, e se Akuo dovesse essere il primo strumento di Clutch Gaming ad essere eliminato, si potrebbe fare leggermente più semplice il teamfight per i Cloud9. Zeitan in questo momento è il problema dei Cloud9, semplicemente non regge abbastanza. La sua lane phase così difficoltosa l'ha portato troppo indietro. Altre torri, altri soldi. Può arrivare l'ingaggio. Liquoris sta pushando nella corsia centrale semplicemente per evitare che gli avversari possano difendere questo inibitore, ma Svenskeren decide immediatamente di buttarsi in mezzo. Anche Liquoris arriva con l'unità nelle difficoltà, riesce a prendere Lyra. Poca vita per Vladimir. Lui, il primo ad essere chiuso è Akuo. In un secondo momento anche Febiver, mentre c'è quell'Apollo che con il suo Vladimir fa semplicemente i devasti, ma va a cadere nel successivo vista la difesa strettissima dei Cloud9, soprattutto nei confronti di Golden Glue. Golden Glue e Liquoris hanno salvato davvero la partita. Se avessero lasciato un secondo in più al Vladimir di Apollo, questo si sarebbe tranquillamente mangiato tutti gli altri membri rimanenti di Cloud9. Ok? Mentre grazie ai controlli di Apollo che torna indietro insieme a Golden Glue, che riesce miracolosamente a colpire una bolla della nanna su di lui, salvano capre cavoli. Ma rivediamo l'azione, iniziano ancora una volta con solo con il caprone, ancora una volta paranoia a coprirgli le spalle, ingaggiano, arriva anche Shen, il tempo necessario per fargli utilizzare il cronografo, appena esce dal cronografo muore comunque. Guardate Apollo che continua grazie a solo che gli dà supporto, Golden Glue che riesce non solo a uccidere Febiven ma bolla della nanna che blocca Apollo per un secondo buono, il tempo per Liquoris di tornare, Liquoris che salva ancora una volta grazie al bellissimo utilizzo del santuario, ancora in piedi a fine team fight, 2, 3, 4 colpi da parte di Lyra salvando anche il resto dei suoi compagni di squadra. Bellissimo combattimento da parte di entrambe le squadre, davvero spettacolare. Eh sì, anche perché guardando il grafico c'è una situazione di puro stallo. Clutch Gaming si ritrovano ora giusto con quei 3000 d'oro in più
E questo, come abbiamo visto, non porta nemmeno per forza alla vittoria del team fight, nonostante la presenza della mano del barone. Guardate l'ittimizzazione di Lira. Oddio, ha tirato su anche un rasoio della tempesta. Tira un colpo a Graves, sciotta. Ovviamente abbiamo una bella Randuin su Licoris. Abbiamo non solo Randuin, anche il resto dell'ittimizzazione aiuta. Il dodge ad area. Ui. La paranoia viene attivata da parte di Sven Skjern, che decide saggiamente di non lanciarsi sugli avversari. Questo fa malissimo, perché adesso hanno un libero accesso. Guardate il cooldown della paranoia. Sì, ha solo 20% riduzione di carica. Ed è a livello 15, non ha il terzo rank della paranoia. Quindi hanno tutto il tempo nel mondo per riuscire a pushare giù, a buttare giù questa torre. La vera paranoia è la ricarica una volta che non la vai ad utilizzare. Vediamo come cerchino i ragazzi di Clutch di pushare. Buono, vediamo se deve andare a segno. La Suprema di Solo è a disposizione. Ariete ancora non evocata. Golden Glue già utilizza il salto nel portale, quindi situazione di stallo. Ragazzi, io sono... Guarda i minion, sì? I minion bot lane da parte dei Clutch Gaming, che vanno a pushare tantissimo in automatico, visti i super minion, la base. Qualcuno costretto ad andare, ovviamente va Licoris. Indipendentemente da come finisce questa partita, Golden Glue si è guadagnato un posto nel mio cuore. Davvero spettacolare, sta giocando in maniera eccezionale. Bene, sì. Non solo bravo con Zoe, bravo proprio GT. Viene evocato l'ariete, ma non cappa semplicemente una persona. Stiamo parlando di Zeyser. Kate ovviamente non può fare nulla, viene bloccato da Apollo. I danni sono troppi, no cap su due persone però di Solo, che andrà a concludere questa partita insieme ai propri compagni di squadra. Doppia uccisione dunque ancora per Apollo. Vogliono andare a prendersi un po' di stats. Lira cerca un 1 contro 2. Schere in poca vita, ma c'è l'angelo guardiano dall'altra parte. Ancora Licoris, metà vita per lui, si rigira su di Akuo, almeno una kill non la troverà, si andrà a riparare poi in base. Il legame oscuro non va a segno, riuscirà a sopravvivere? Sì, recupera moltissima vita, ma questo è campo aperto per i Clutch Gaming, un'autostrada di fronte a loro. Le due torri del Nexus, le uniche rimaste in vita. Parlato troppo presto, non rimangono su nemmeno loro, rimane solo il Nexus. Ed è GG per i Clutch Gaming, che si portano a casa il loro primo game. Ma buono anche per i Cloud9, nonostante la loro prima ingresso nelle nuove